ed è terminato alla Spezia lo sbarco dei migranti che erano a bordo della Geo Barents. Ora andranno collocati nei vari centri di accoglienza del centro-nord. Ci racconta Paolo Bertuccio. L'ultimo sbarco poco prima delle 14, l'ultima trafila screening medico fotosegnalazione 5 ore dopo. Cala il sipario su metà delle operazioni di prima accoglienza dei migranti della Geo Barents, quelle che si sono svolte sul molo Garibaldi del porto della Spezia. Per i profughi che erano a bordo, per lo più provenienti da Siria, Bangladesh e Pakistan, salvati dalle acque del Mediterraneo da Medici Senza Frontiere, lo scenario è ora quello del Pala Expo della Spezia, allestito a dormitorio. Già da ieri sono iniziate le attività di smistamento. Sono partiti più di 100 migranti oggi, adulti e i nuclei familiari, perché come ho detto i minori non accompagnati sono stati più sistemati stamattina. Le destinazioni di chi è già partito si trovano in Umbria, Veneto, Toscana e Lombardia. Tra poco in partenza un pullman per Milano, mentre in Liguria, a Genova e Varazze, sono stati trovati 40 posti per adulti e famiglie. La Spezia, città pur virtuosa in fatto di accoglienza, non ha più posto nelle sue molte strutture. Un mese fa un appello a enti pubblici e privati cittadini della stessa prefettura affinché venissero messi a disposizione posti letto per migranti non ha portato grandi risultati. Stanotte è previsto il prenotamento di non più di 60 migranti, che partiranno domani mattina. Sarà la chiusura della seconda emergenza migranti dell'anno in città.